tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostro tutti i prodotti che sto utilizzando in questo periodo per quanto riguarda la mia beauty care, la mia beauty routine che utilizzo prima di uscire di casa al mattino, quindi insomma da quando mi sveglio finché esco di casa. Il tempo è molto limitato, quindi è una routine molto veloce e molto rapida. E questo è un video che mi avete chiesto ormai da tantissimo e io come al solito sono sempre super in ritardo, però poi comunque riesco sempre ad esaudire tutte le vostre richieste. Prima di iniziare però e mostrarvi tutti i miei prodotti, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e attivare la campanellina in modo da rimanere aggiornati ogni volta che io carico un video sul canale. Dal momento che poi non sono neanche tanto costante, probabilmente potrebbe anche tornarvi utile. Lasciate un mi piace a questo video se vi piace o se vi piace questa tipologia di video. Lasciatemi scritto un commento sotto con quali sono i vostri prodotti per la beauty care routine del mattino o della sera, quali sono i vostri prodotti preferiti o quali altri video vorreste vedere in futuro. E niente, andiamo subito a vedere quali sono i prodotti che utilizzo io al mattino da quando mi sveglio fino a quando esco di casa. Dunque, i primi prodotti che utilizzo sono i prodotti che utilizzo appunto per lavare il viso appena mi sveglio. Ovviamente il viso appena svegli non è sporco quanto la sera quando dobbiamo struccarci o abbiamo passato tutta la giornata in giro, insomma. Quindi è vero che bisogna pulire il viso, ma io non utilizzo tanti prodotti né prodotti aggressivi. Quello che utilizzo io è una semplice acqua micellare, questa qui è quella all'aloe che trovate la ricetta sul mio canale. Se mi ricordo lascio il link giù nell'info box, altrimenti ricordatemelo nei commenti che io lo aggiungo dopo. E assieme all'acqua micellare utilizzo questa sponge, spero di averla pronunciata bene, ed è una spugna che ho acquistato su Wish diverso tempo fa. Non è una spugna che amo particolarmente, ma è molto delicata, quindi in questo momento sto utilizzando questa combo qui, quindi acqua micellare e konjac sponge per la pulizia veloce del viso. Se mi accorgo che la pelle è leggermente secca o ha qualche imperfezione, vado ad utilizzare invece questa spazzolina qui, sempre in combo con l'acqua micellare, e con questa qui appunto, che ha un leggero effetto peeling molto molto delicato, comunque riesce a pulire la pelle più a fondo. E quindi se vedo che con la spugna non riesco ad eliminare le pellicine o altre cose, vado ad utilizzare appunto questa spazzolina in silicone. Una volta che ho finito la pulizia del viso, lo sciacquo bene con l'acqua e dopodiché vado a passare un panno in microfibra. Questo è assolutamente il miglior prodotto che io posso consigliarvi per la pulizia del viso. Per quanti prodotti voi utilizziate o quanto tempo voi impiegate, resterà sempre un lieve strato di sporco, non so come dirvi. Comunque non sarà, la pelle non sarà mai perfettamente pulita, e l'unica cosa che io ho visto che mi pulisce perfettamente il viso anche solo con acqua è appunto un panno in microfibra. Il panno in microfibra, cioè io non lo so, toglie ed elimina tutto quanto, quindi come ultimo passaggio sempre della mia pulizia del viso utilizzo il panno in microfibra, perché quello che non è venuto via con i prodotti viene via con questo. Quindi questo è assolutamente una delle cose che io vi consiglio di più in assoluto. Anzi, ditemi se anche voi lo utilizzate o se avete mai provato ad utilizzarlo e se anche secondo voi funziona così bene. Il passaggio successivo ovviamente è l'igiene orale, e quindi io vado ad utilizzare questo dentifricio qui che trovo al Penny, ma ci sono diversi dentifrici con buonici nei supermercati, e se volete vi faccio appunto un video dedicato ad
alcuni dentifrici con buonici che ho trovato ai supermercati, insomma fatemelo sapere e lasciatemelo scritto giù sui commenti. Costa sui 2 euro se non ricordo male, meno comunque di 2 euro. E questo qui è alla menta appunto, e utilizzo questo per la pulizia dei denti insieme allo spazzolino elettrico ovviamente. Il mio spazzolino elettrico è questo qui di Oral-B con la testina che non quella che oscilla ma quella che gira. Subito dopo vado ad applicare un balsamo labbra, questo è quello che ho realizzato io al miele, e la confezione che utilizzo è una confezione appunto di un vecchio balsamo labbra che io mi faccio dare da amici e parenti per non dover comprare ogni volta i tubicini, insomma. E per quanto riguarda invece l'idratazione del viso, in questo periodo che non fa ancora molto freddo, cioè fa freddo, si sono abbassate le temperature, ma comunque ancora non c'è freddissimo, quindi non mi serve nutrire la pelle molto molto a fondo, e utilizzo in combo questi due prodotti qui. Praticamente, siccome questa crema in questo periodo è troppo idratante e nutriente per la mia pelle, e il gel d'aloe invece è troppo leggero, vado ad utilizzare una parte di gel d'aloe e una parte di crema, le vado a mescolare sul dorso della mano e poi lo applico sul viso. E questa insomma è la crema, diciamo, che utilizzo io in questo periodo finché non farà più freddo. E poi sto continuando ad utilizzare questa crema contorno occhi anti-rughe che, come vi ho già detto, non ha un buon incidente anche del silicone dentro, ma è un regalo e quindi continuerò ad usarlo finché non lo finisco. Ultimo prodotto è ovviamente il deodorante. Questo qui è Neutro Roberts Derma Zero. Vi ho fatto un video con tutti, anzi con tanti deodoranti con buoninci che potete trovare al supermercato, ma ce ne sono davvero tantissimi altri, quindi se volete un altro video con altri deodoranti con buoninci fatemi sapere sempre sui commenti, che così appena riesco ve lo faccio. E questo qui c'è scritto che non ha antitraspiranti, alcol, sale di alluminio e parabeni, e però insomma non è uno dei miei preferiti, a parte il profumo che mi piace moltissimo. E per questo, per la mia beauty care routine del mattino, è praticamente tutto. Se mi avanzano altri 5 minuti utilizzo altri due prodotti, e uno è per la cura dei capelli e uno invece per la cura delle mani. E niente, per i capelli utilizzo questo olio corpo all'olio di lino e vinaccioli e riso, che è un olio di verde vera ed è insomma un barattolino di questo tipo, ne verso qualche goccia sulle mani e poi lo vado ad applicare solo sulle punte. Se ho i capelli molto rovinati magari incomincio anche da metà lunghezza, però ho appena tagliato i capelli e quindi non sono più rovinati, e lo applico soltanto sugli ultimi 2 cm, diciamo, delle punte. Se ho ancora tempo vado a mettere anche la crema alle mani, questa qui ormai è quasi agli sgoccioli, la riuscirò a mettere altre 2-3 volte, ed è anche questa di verde vera, una crema mani con arancio dolce, olio di jojoba, vitamina C e vitamina E, ed è appunto una crema per mani che vado ad utilizzare anche questa se ho ancora tempo prima di uscire di casa, ma che comunque utilizzo sempre la sera prima di andare a dormire. E la trovate, forse ve l'ho mostrato, forse no, non mi ricordo, comunque vado ad utilizzarla per la sera prima di andare a dormire, faccio un bel impacco alle mani, soprattutto quando comincia a fare freddo, che le mie mani diventeranno tutte secche e screpolate. E niente, con questo è tutto, io vi ho mostrato tutti i prodotti che utilizzo al mattino appunto appena mi sveglio. So che volete vedere anche altri video per quanto riguarda la mia routine dei capelli, per quanto riguarda la routine della sera, sappiate che un po' alla volta insomma ve li caricherò tutti nel canale, abbiate ancora pazienza che un po' alla volta riesco a fare tutto. E niente,
Con questo è tutto, io spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!